Allora, questo è un video illustrativo per mostrarvi come dovrebbe essere veramente un backpack. Anche se è più pesante del mio, è veramente molto comodo, lo trasporti tutto il giorno senza problemi. Mentre questo è quello che mi porto dietro io, una cozzaglia di cose inutili, tutto legato intorno con spaghi, cosa è e cosa non dovrebbe essere mai. La mancanza di ossigeno si fa sentire, faccio fatica. Se fino all'altro giorno correvo, praticamente adesso arranco. Non so se si vede, ma ci sono gli avvoltoi, sono giganti. Vi presento Jonathan. Ha detto che potete venire a trovarlo se volete, lui è sempre qui, girondola qua intorno. Come dici, Jonathan? Potete osservare, laggiù hanno girato la scena delle due torri, Theoden ha difeso il suo popolo e da lassù invece è arrivato Gandalf col suo esercito e a risolvere la situazione. Infatti al campo base del Thorunglah, ma i prezzi sono talmente alti, non voglio spendere 5 euro per dormire, quindi da Tirchio proseguirò per altre 6 ore e mezza in mezzo alla neve. Passo Thorunglah è a 2 ore e mezza da qui e io, come promesso, lo passerò con i sandali. Perdonatemi, terrò i calzini perché c'è la neve. Secondo me si può fare. Non si può dormire su Thorunglah ovviamente perché sono 5.400 metri e ci sarebbe bisogno di un acclimatamento, insomma non fa bene al corpo dormire così in alto. Il checkpoint dopo il Thorunglah non ha posti letto, quindi bisognerà proseguire ancora oltre e in pratica sì, saranno 6 ore e mezza se tutto va bene. Non ho mangiato, ho mangiato una piccola barretta, ma confido di farcela. Let's go! Fuck, 30 centimetri di neve e wow. Raga, mi scoppia il cuore, non vedo l'ora di raggiungere il passo e poi scendere perché qua non si respira. Ci vediamo a Thorunglah. Gesù, sandali, ce li abbiamo. Dovete leggerlo, dovete assolutamente leggerlo. Adesso si scende e si va a mangiare. Thank you.
l'ultimo giorno, da 1200 che siamo partiti dovremo arrivare a 3200, qualcosa del genere. Sarà massacrante, cioè è già massacrante. È facile, tre è facile. Buongiorno, sto lasciando Gorepani a 2800 metri, devo scendere a Nayapul che è a 1000 metri, sono 18 km, ho appena salutato il mio amico Xavi, quindi adesso sono da solo, pian pianino se ne sono andati tutti quanti, persi lungo la strada, lui continuerà a fare l'Annapurna Sanctuary per arrivare fino all'Annapurna Base Camp, io invece torno a Pokhara, tra pochi giorni comunque mi scade il visto, devo un attimo organizzarmi.